Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, il percorso che ci accompagna tra diverse foto della vita di Padre Pio a Pietrelcina, diversi icone, immagini della vita di Padre Pio nei vari conventi della provincia religiosa, in questo percorso che accompagna quotidianamente i pellegrini nei luoghi di Padre Pio. Qui vogliamo leggervi una lettera che Padre Pio scrive da San Giovanni Rotondo nel 1917, a luglio del 1917, al suo padre spirituale, padre Agostino da San Marco in Lamis, e lui fa una esclamazione in questa lettera: quanto è felice il regno interno quando vi regna questo santo amore. Quanto sono beate le potenze dell'anima nostra allorché ubbidiscono ad un re sì saggio. Sotto la sua obbedienza e nel suo stato, egli non permette che vi abitino i gravi peccati, né tampoco alcuno affetto ai più leggeri. È vero che egli li lascia approdare molte volte alle frontiere a fin di esercitare le virtù interne alla guerra e renderle valorose, permette pure che gli spioni, che sono i peccati veniali e le imperfezioni, corrano qua e là nel suo regno, ma ciò non è che per far conoscere che senza di lui saremmo in preda ai nostri nemici. Umiliamoci molto, mio buon padre, e confessiamo che se Dio non fosse la corazza, il nostro scudo, noi saremmo trafitti da ogni specie di peccato. Ed è per questo che dobbiamo sempre tenerci in Dio, con la perseveranza nei nostri esercizi, che questa sia la nostra assidua cura. Abbiamo sempre accesa nel nostro cuore la fiamma della carità e non ci perdiamo mai di coraggio, e se ci sopraggiunge qualche languore o debolezza di spirito, corriamo ai piedi della croce, annettiamoci tra i celesti profumi e saremo indubitamente rinvigoriti.